Salve a tutti amanti di anime e manga e ben ritrovati. Eccoci qui con un'altra recensione, questa volta un po' diversa dal solito. L'opera di cui parliamo oggi non è una serie animata, bensì un lungometraggio animato, visto che grande vastità di temi su questo canale. Il lungometraggio in questione si intitola Kokoro ga sakebita gatterunda, che significa Il cuore vorrebbe gridare. Si tratta di un prodotto che nasce direttamente come anime e che ha suscitato il mio interesse fin dal suo annuncio, per via del suo staff. Il regista è lo stesso che ha lavorato a Toradora e a Nonatsude Matteru, mentre lo sceneggiatore è lo stesso di Anohana. Anche il studio di animazione è il medesimo, ovvero la A1 Picture, che come ormai sappiamo fa di tutto. Il film è uscito nelle sale giapponesi il 19 settembre 2015 e da esso è stato tratto anche un manga che è attualmente in corso. Naruse Jun è una bambina molto allegra, vivace e soprattutto chiacchierona. Un giorno, mentre girovagava per il paesino dove vive, vede il suo papà uscire da quello che lei crede essere un castello delle fiabe, insieme ad una principessa. Jun, allora, tutta contenta, torna a casa per raccontare alla mamma che il papà è diventato un principe, anche se la principessa non era sua madre. La piccola Jun ovviamente non poteva capire che il padre in realtà stesse tradendo la madre e che stava uscendo da un love hotel. Questo causa la separazione dei genitori di Jun. La ragazzina si ritiene responsabile e si ritrova vittima di una maledizione, lanciata da uno strano uovo parlante, che le fa venire un forte mal di pancia ogni volta che apre bocca. La storia continua anni dopo, quando la silenziosa Jun viene scelta per far parte del comitato scolastico per l'assemblea locale, insieme ad altri tre ragazzi. Tecnicamente quest'anime è ottimo. Come siamo ormai abituati, la A1 Picture, quando vuole e probabilmente quando ha i fondi, sa stupirci con opere di elevato livello tecnico. In particolare, questa volta abbiamo un character design abbastanza semplice, molto simile allo stile di Nonatsude Matteru e Anohana, supportato da delle animazioni molto fluide e da una colonna sonora veramente degna di nota. Guardando questo film ci si accorge subito della cura ed edizione che i creatori hanno messo nel realizzarlo, dalla storia alle animazioni alla musica, ogni lato di questa produzione è di ottima fattura. Forse è anche grazie al budget probabilmente elevato, visto che si tratta di un film destinato alle sale cinematografiche, e non un semplice hobby. Il tema musicale principale del film si intitola Ima Nashitai Dare Kagairu, che significa Ora ho qualcuno con cui voglio parlare, cantata da un gruppo di idol chiamato Nogizaka 46, che a quanto pare è il loro nome anche se sembra un nickname. Il personaggio che mi è piaciuto maggiormente è ovviamente Jun, inizialmente chiacchierona e successivamente molto silenziosa, nella sua goffaggine mi ha ricordato un po' Mirai di Kyokai no Kanata. Lo strano problema che la costringe al silenzio la rende un personaggio adorabile, che stimola la voglia di aiutarla sia nello spettatore sia nel protagonista maschile, Takumi. Una delle cose che ho notato guardando i film d'animazione giapponesi è che molte volte, superati i 60 minuti di durata, inizio a sentirne il peso. Anche se magari la storia mi interessa, comincio a pensare, ma quanto dura? Sarà per finire, no? Con questo film, nonostante la durata di 120 minuti pieni, non è successo. Anche se si tratta di un singolo film e non di una serie episodi, esso riesce a farci conoscere e affezionare ai personaggi, in modo da arrivare verso la fine a tifare per una coppia rispetto che per l'altra, anche se il lato sentimentale è solo una parte della storia. Riguardo al fansub, vi consiglio di scaricare la versione fatta da Lowari in collaborazione con l'Omnivium, che probabilmente è la migliore in circolazione. Per concludere, consiglio di guardare questo film a tutti quelli che apprezzano gli anime di genere slice of life e anche a chi piace nei sentimentali. Per questa volta niente parti spoiler. Qualche appunto spoileroso da fare lo avrei, ma non così articolato da farci una sezione. Per questa volta preferisco che siate voi a dirmi cosa ne pensate dopo averlo visto. Ovviamente ricordatevi di inserire il commento sotto spoiler, se esso ne contiene.
Vi ringrazio per aver guardato, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Vi invito inoltre a fare un giretto su Shiritori Figures usando il link che trovate in descrizione. E noi ci sentiamo ad un prossimo video. Ciao!